Buongiorno amici di Nova News 24, Edoardo Tavassi, da quando è entrato nella casa del grande fratello VIP sta facendo parlare di sé, forse anche un po' spinto da Alfonso Signorini. Oggi si dichiara una Geffina che ricambia, quindi sembrerebbe essere nata una nuova coppia al grande fratello VIP, ma vediamo di chi si tratta. Appena entrato nella casa, Edoardo ha subito messo le cose in chiaro, ok, tra questi concorrenti c'è la donna della mia vita e la madre dei miei figli, poi sembrava essere un po' non contento di come le vippone si approcciassero a lui tra uno scherzo e l'altro, però il Geffino si è sempre guardato intorno e molti hanno notato un avvicinamento sospetto a Nicole in corvaia. Proprio lei che sembrava non essere quella giusta, i due però hanno passato molto tempo insieme e sembrano avere una bella sintonia. Di questa chimica artistica si sono accorti anche gli altri inquilini della casa. Per questo motivo Nikita Pelizzone oggi ha chiesto a Tavassi se fosse realmente preso da Nicole. Edoardo, senza pensarci, ha ammesso di avere un interesse che va oltre l'aspetto fisico. L'incorvaia è sembrata ricambiare. Confermo e ammetto che ci sono queste affinità caratteriali. Questo GF VIP non sarebbe lo stesso senza di te. È quasi una dichiarazione, ovviamente, d'amore quella della incorvaia, visto che Edoardo comunque è un ragazzo molto molto simpatico. Sì, certo che mi trovo bene quando sto con lei, dice Edoardo, e credo che si veda. È proprio palese. Se potrebbe nascere una sintonia, allora vi dico la verità: mi colla un sacco di cose che piacciono molto a me. Lei ha tante caratteristiche che ricerco e abbiamo tante cose in comune. Tipo, a lei piacciono tanto i manga e le anime. Guardate che non è facile trovare una ragazza con cui vai d'accordo e che piacciono queste cose. Fidatevi, c'è un sacco di caratteristiche che apprezzo. Poi, ovviamente, è una bellissima ragazza che le vogliamo dire a Nicola, continuate Edoardo, a me lei piace, sì, sono sincero, mi piace. Ovviamente c'è un percorso molto lungo qui dentro e io sto cercando di vedere molte cose. Poi ci stanno anche piccolezze, tipo Mingri fa il suo tatuaggio dopo 9 giorni, però non è che posso sbilanciarmi troppo. Al momento posso dire che mi interessa e trovo che sia una ragazza che potrebbe prendermi. Va a finire che il Forever Alone farà nascere amici di Nova News 24, la prima vera coppia di questa edizione. Questo è quello che succede al Grande Fratello VIP, amici di Nova News 24. Vogliamo sapere cosa ne pensate, i vostri commenti, mi raccomando, commentate qui sotto, e se vi è piaciuto questo articolo mettete sempre il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.